Dunque, Sottaci Torta, sono tornati a trovarci Sofia e Filippo, che sono due fratelli. Quanti anni avete, che non me lo ricordo più? 10 e 8. E 8. E voi vi volete tanto bene, non litigate mai, vero? È proprio questa la loro caratteristica. Non litighiamo mai. Vabbè, come tutti i fratellini, ogni tanto si litiga. Allora, cara Sofia e Filippo, oggi facciamo una torta paradiso, così diventiamo tutti più buoni, che si fa molto velocemente con lo yogurt, senza stare a montare a neve, cose varie. Attenzione, perché c'è sempre... Guarda, ci fai il time. Ecco. Perché oggi è puntata salva cena, quindi chi lo sa, se andiamo troppo per le lunghe, magari non io, ma dalla regia, chi lo sa, ci fanno scattare un countdown, ma speriamo di no. Allora, due uova a testa, così non litigate. Rompiamo quattro uova. Vai. Non le so fare. Davvero? Provaci, tanto al massimo cade tutto dentro. Oh, bravissima, vedi? Ma voi le fate le torte con le vostre mamme? Cioè le vostre mamme, una mamma, se due fratelli sono... Oddio, è Caressa che mi ha sfasato. Brava, guarda che brava. Oh, ce l'ho fatta. Certo, ce l'ho fatta, miracolo. Ma guarda come sei ironico. Te, mescola. Ma vai. Secondo me tu avresti preferito farla con Fabio, questa torta. È vero, testimonianza. 200 grammi di zucchero di canna. Perché tu sei un tifoso? Della? Milan. Del Milan. E tu invece guardi il calcio, Sofia? Non lo guardo mai. Vedi, no, perché non sa neanche cosa significa calcio. Ti capisco. Non sa neanche cosa significa calcio. Mi piace questa cosa. Bravi, bravi. Mescolate un po'. Intanto io aggiungo anche il burro. Sono 80 grammi di burro. Lo lascio un po'? Vai. Allora, mettiamo bene. È tutto liquido. Beh, l'abbiamo sciolto completamente, no? Ok. Aspetta che devo vedere cos'altro ci devo mettere. Qui abbiamo un cucchiaio di miele. Allora ti prendo un cucchiaio, sì, dai. Ma parlatemi del vostro cagnolino. Com'è che si chiama? Lily. Lily. È piccolino, color albicocca. Color albicocca? Sì, okay. Ah, beh sì, quel beigiolino. Un cucchiaio, vai. Faccio io. Vai tu. Uno. E chi è che se lo coccola di più? Io. Tu? Sei tu che sei il suo padroncino? Sì. Sì. Tutti e due abbiamo firmato un contratto. Ma cioè, mio padre ci ha fatto firmare una specie di contratto. Cioè che dovevate occuparvene voi. Sofia, ce l'hai già scordato di quel contratto. Sofia, è roba passata. Sofia, com'è che ti sei scordato del contratto? Cosa vuol dire che non lo porti fuori? Così non mi piace. Vabbè, povero cagnolino, però. E quindi deleghi a tuo fratello e lui si arrabbia. Aspetta che ti dico quanto... Ecco, 200 grammi di yogurt. Vai. Non so se ti piacerà comunque, però. Ok. E adesso mettiamo questa cosa che Sofia mi ha detto, ma cos'è, uovo? No, questa è scorza di limone. Dai, non tocca a me. Dai, su. Oh, non litigate, eh. Faccio partire il countdown, Attenzione. Vai. Se parte il countdown. Oggi... dunque, compiti, avete già fatto tutto, siete a posto? No, sì. Niente. Chi è più bravo a scuola? Questo non si io. Deve dire. Ma dai, tu devi dire, non è vero. Io. Ma smettila, scusa. Ma l'aiuti, vero. Tu sei più grande, scusa. No, ma non io, non ma io faccio da sola. Ma io non l'aiuto, sembra giusto. Ma non l'aiuto, perché? Niente. Perché? Perché è cattiva. Com'è cattiva? Ma guardala, sembra un angelo. Un angelo con il mitra. Un angelo con il mitra. Cosa gli fai per essere così cattivo, scusa? Ieri mi ha tirato un pugno, semplicemente. Non è sì? Alumeni? E tu ti fai menare da tua sorella. Poi la meno quanto di nuovo. Quanto devo mettere? 250, butta, 250 grammi, io ci ho messo anche il lievito. Il gatto e il topo. Il topo cerca di menare il gatto lo mangia. E tu sei il gatto, immagino. Sì. Vabbè, aspettate ancora qualche anno, poi invece andrete insieme a ballare. Che bello! Cosa? Non mi immagino quanto sarà divertente andare a ballare con mia sorella. Vedrai quando Sofia porterà tutte le sue amiche. Mami! Quando tu ti innamorerai della migliore amica di tua sorella e andrai a pregarla di invitarla. Lascerò Sofia al primo benzinaio che trovo. La sua amica la porta in giro. Hai capito? È cattivissimo tuo fratello. Non andare mai a fare benzina con tuo fratello, no. Mi raccomando. Va bene, qui chiedo, ci siamo. Vai a prendermi un pacco di patatine. Parti. Bene, avete mescolato molto bene, ragazzi. Allora, mettiamo in una forma da plum cake.
Dai. Provare anch'io. Certo, vuoi tenerlo tu? Sì, sì. Senti, facciamo un riepilogo intanto, eh? Allora, cosa ci abbiamo messo? Allora, abbiamo messo le quattro uova, poi zucchero. Il burro sciolto. L'uovo sodo. Il limone. Il limone, la scorza di limone. La fregatura di mia sorella. L'uovo. L'uovo limonato. E poi la farina. E il lievito. Il miele e lo yogurt anche, per quello è un po' speciale, questa torta. È paradisiaca. Paradisiaca, brava, l'avete messa su bene. Allora, aspetta. Perfetto, allora, questa tortina secondo me cuoce parecchio, perché la forma da plum cake richiede una cottura un po' lunga. Buttalo pure lì. Vi do una quarantina di minuti, tanto per cominciare, lo metto qua. Aspetta. Ok, poi quando è pronta... io vi richiamo e ce la mangiamo. Prima però volevo regalare, soprattutto a Sofia, perché è una lettura un po' femminile, il mio libro che è proprio in uscita adesso, che sono Le fate a metà e il segreto di Arla. Grazie. Una storia tutta di magia, di fate. Grazie. Così poi mi dici. Poi magari lo presti a tuo fratello che lo regala alla sua fidanzata. No, lo leggo una pagina. Dai, ma guarda che è pieno di battaglie, ci sono le battaglie, c'è un serpente nero cattivissimo. Magari piace anche a te. C'è la magina e con la magia ti trasformo in un rano. È cattivissimo. Secondo me ti piacerebbe, ti sfido.